Passo indietro nella storia del popolo di Israele. Ricordi come si chiamava la moglie di Abramo? Sara, Rachele o Raisha? 10 secondi per dare una risposta che credo non sia difficilissima se qualcosa ricordi del grande patriarca Abramo. Ricordi invece che la risposta te la do alla fine di questo episodio. Ora ripasso di tutti e 10 i comandamenti e poi scopriamo qual è il comandamento di questo episodio. Non desiderare la roba d'altri. Nel popolo di Israele, in tutta la scrittura, c'entra con una parola chiave, è cupidigia, che significa desiderare talmente tanto le cose anche degli altri da far di tutto, anche il male, pur di averle. Succedeva così in Israele, ma anche oggi, che qualcuno, pur di desiderare le cose degli altri, si spingeva a prendersele, spesso mettendo in grande povertà le persone. Fu anche per questo che nella legge di Israele Dio introdusse un giorno ogni 50 anni, che durava, a dire il vero, un anno, chiamato Giubileo dal nome del suono del corno ricavato dallo Yobel, che era un ariete. In quell'anno si restituiva per non lasciare sul lastrico alla fame qualcuno. Noi dobbiamo ricordarci che non desiderare la roba d'altri significa anche non lamentarci sempre di quello che crediamo di non avere o comunque non abbiamo, e scoprire invece ciò che possediamo, compresi i nostri doni, per lamentarci un pochino di meno, smettere di fare troppi paragoni e cominciare a fare la nostra parte. Allora, come si chiama la moglie di Abramo? Sara, Rachele o Raisha? La risposta credo che tu la sapessi, vero? Era Sara. Ciao!